Andrea Stagnaro, direttore generale di Docs Lanterna SPA. Fino a qualche mese fa Docs Lanterna utilizzava all'interno del centro un mini escavatore Volvo ad alimentazione tradizionale, vale a dire con gasolio. Grazie anche al suggerimento e al consiglio del concessionario Volvo Comai di Savona, ci è stato proposto di sostituire il vecchio escavatore a gasolio con un nuovo mini escavatore ECR25 full electric di Volvo. E da qualche mese quindi operativo questo nuovo mini escavatore che ha consentito da un lato una drastica riduzione delle emissioni di CO2 e dall'altra parte un deciso miglioramento delle condizioni di lavoro. Infatti i nostri operatori sono assolutamente soddisfatti del nuovo mini escavatore completamente elettrico che non produce rumori, non produce fumi, non produce emissioni e quindi gli consente di svolgere il lavoro in completa sicurezza e diciamo in condizioni decisamente più confortevoli rispetto al passato. Ci siamo posti il problema della ricarica perché diciamo così, da profani temevamo che ci fossero tempi lunghi di ricariche e che quindi questo potesse costituire un problema e una limitazione durante le fasi di lavoro. Invece Volvo ci ha dotato di questo fast charger, quindi un dispositivo che consente di ricaricare molto velocemente il nostro escavatore e che quindi ci consente di lavorare per il ciclo di lavoro in totale sicurezza senza che il mezzo si debba fermare. Faccio altresì presente che avendo installato i pannelli solari sul tetto dell'edificio questo alimentatore, questo fast charger può essere alimentato da quelli che sono l'energia prodotta dai pannelli solari e quindi sì, con un ciclo completamente virtuoso. La nostra società è una società privata che si occupa di raccolta e trasporto rifiuti in ambito urbano e vanta un'esperienza ultra cinquantennale nel settore ambientale. Uno dei comuni che gestisce Docs Lanterna è il comune di Santa Margherita, dove ci troviamo attualmente. A Santa Margherita la società, oltre a svolgere il servizio di raccolta in ambito cittadino, gestisce l'ecocentro in cui ci troviamo attualmente. Mi chiamo Andrea Montis, sono un operatore del centro di Santa Margherita Ligure, utilizzo i vari mezzi che abbiamo all'interno, tra quale questo escavatore della Volvo ECR25 Electric. Ci troviamo molto bene con questo mezzo perché rispetto al motore termico, a parte la rumorosità che è azzerata, diciamo, ovviamente non respiriamo tutti i gas di scarico che già normalmente abbiamo con i mezzi che entrano dentro a scaricare e tutto qua. Autonomia, poi tra l'altro, per il nostro settore va benissimo, nel senso che noi lavoriamo le 6 ore e 20 tranquillamente senza nessun problema, poi con la carica veloce in 40 minuti riusciamo a completare in autonomia tutte le 6 ore di lavoro. Ci troviamo molto bene, soprattutto per la comodità lavorativa e la semplicità di utilizzo del mezzo stesso. Così come composto per noi va benissimo, nel senso più che altro per la pinza che ci serve poi per vagliare i vari tipi di materiali, cioè i camion vengono all'interno a scaricare che vanno su un nastro e noi vagliamo i vari tipi di materiali.